chiamata. Vediamo se Dimitri risponde subito alla nostra chiamata. Dimitri, questa settimana. Ciao Dimitri, come stai? Tutto Abbastanza bene, grazie. Voi come va? bene, ci mandi il video? Non c'è? No, in questo momento c'è una tua fantastica foto sopra un cammello, ragazzi, la facciamo vedere. Ancora non c'è il video. Ah, che cosa strana, perché Devi io... cliccare su il mio video, Aspetta, il mio video? dove c'è una piccola telecamera stilizzata. Andando su col mouse c'è scritto il mio video. Avvia. Start video, però... Start video, sì. Però non mi dà la possibilità di farlo, mi sa mi dovete richiamare. Allora ti richiamo subito. Allora ritorniamo nello studio e richiamiamo subito Dimitri. Vediamo se questa volta siamo più fortunati. Ecco Adesso... Dimitri, adesso sta caricando il video, quindi tra un attimo arriverà. Oh, perfetto, ti vediamo. In splendida forma, tra l'altro. Come andiamo allora, Dimitri? Questa è stata una settimana intensa anche questa settimana, diciamo. Un sacco di novità. Se cominciamo a parlarne, se ci fai una panoramica su quelli che sono gli avvenimenti nel Maghreb e nel Medio Oriente. Allora, Tunisia ha da segnalare solo le gaffe italiane che invitano questo Gannucci, il rappresentante del partito islamista, che è sicuramente il peggiore dei partiti di cui augurarsi la vittoria delle elezioni, quello di Rashid Gannucci, che praticamente è stato invitato a parlare alla chetichella dalla università di... Aspetta che devo ritrovare i fogli, comunque credo all'Istituto Orientale di Napoli, però non voglio sbagliarmi, non voglio sbagliarmi, no. Dal Dipartimento degli Istituti Italiano degli Studi Orientali dell'Università della Sapienza di Roma, lunedì 26 settembre alle 9.30, senza che nessuno sapesse niente, soprattutto i giornalisti, perché altrimenti potevano nascere polemiche, perché questo è un islamista, è uno che... Quando c'erano sia Bourguiba e poi dopo anche Ben Ali, fu due volte di seguito condannato a morte. Lui ha sempre detto di essere un perseguitato politico. In Inghilterra di fatto l'hanno trattato così, altri lo hanno definito come un terrorista. Lui ha vinto anche delle cause in Italia contro chi l'ha definito un terrorista, esattamente contro di noi dell'Opinione e contro Magdi Allam. E quindi Però la noi. gaffe del governo italiano in cosa è consistita? No, la gaffe è delle istituzioni universitarie italiane, Ah, no. ok. Il governo italiano ha fatto una gaffe ben peggiore in Libia. Stavo guardando prima delle agenzie che insieme ci dicevano che c'è la situazione umanitaria disperata a Sirte, dove ci sta una città assediata solo per prendere Gheddafi e gente che muore, che non ha più da mangiare, da bere, da lavarsi, eccetera. No, la Farnesina è entrata in polemica con le piccole e medie imprese italiane che sostengono di essere state estromesse da ogni business che avevano. Non parliamo che è morto il povero Leone Massa, che spesso era stato pure intervistato dai radicali, da Radio Radicale, che era quello che perorava in Italia con un consorzio gli interessi di 104 aziende che erano state letteralmente bidonate dalle controparti libiche e che avevano persino vinto delle cause in Libia, ma non erano mai riuscite a ottenere questi soldi. Questo signore purtroppo 2 settimane fa è morto e questo istituto che lui presiedeva, che questo consorzio, adesso è un po' allo sbando e questa gente comunque di fatto non ha mai ottenuto né i soldi, né la giustizia, neppure dall'Italia. Ma la cosa peggiore è questa cosa della Farnesina che dice il governo ha sempre sostenuto gli interessi delle comunità economiche italiane in Libia. E questo non è veramente vero perché in effetti il governo anche prima quando c'erano rapporti migliori, quando eravamo noi a fare la parte del leone in Libia, si è limitata praticamente a prendere ordine dall'ENI. E l'ENI che ha sempre fatto la politica estera in Medio Oriente in genere, con le cose del petrolio, in Libia in particolare. Tant'è che quando negli anni 70 dissero a questi imprenditori, quelli i cui interessi erano difesi da Leone Massa, di ritornare in Libia a fare affari, dopo che erano stati cacciati gli italiani, gli ebrei e tutti quanti dal golpe di Gheddafi, ma nessuno ci voleva andare.
E allora, perché loro ci andassero, gli dissero che i crediti sarebbero stati garantiti dalla SACE, dall'istituto della SACE. Ma così non è stato praticamente. Come dire, la... Non ti lasciare distrarre da Facebook. Sì, sì, mi hanno mandato un messaggio, esatto. La SACE non garantì mai i crediti di queste piccole e medie imprese ed era tutta quanta tarata sopra l'ENI. E tuttora è così. Adesso è scoppiata questa nuova polemica dovuta al fatto che noi siamo estromessi da tutti. Abbiamo fatto una guerra in Libia contro uno con cui avevamo firmato un accordo addirittura di reciproco aiuto militare anche contro la NATO. Cioè noi avremmo dovuto stare con Gheddafi contro la NATO, in teoria, no? Invece non è stato così, siamo andati a rinverdire la nostra tradizione badogliana, e devo dire che Berlusconi e Frattini sono due badoglio perfetti. E poi adesso, estromessi da tutto, continuiamo a cercare di dire che in realtà noi siamo protagonisti, che aiutiamo le imprese. In verità questo non è vero, e ci sono stati pure incidenti in corso di conferenza stampa con Jalloud, quando è stata fatta una domanda un po' indiscreta da un giornalista di Repubblica, e Frattini si è incazzato. Però devo dirlo francamente, Frattini è di gran lunga il peggiore ministro degli esteri che ha avuto l'Italia negli ultimi 30 anni, riuscendo a battere persino il D'Alema della passeggiata con gli Hezbollah. Che ce ne voleva parecchio. Ma insomma, è un governo che si è distinto per la sua mediocrità. Esatto. Continuando dunque, allora, a Tunisia abbiamo questo incidente culturale o multiculturale con Rachid Ghannouchi. Libia, questa gaffa del governo. E poi abbiamo le notizie dallo Yemen che ci dicono di 20 militari uccisi durante gli scontri che ci sono stati tra ieri, l'altro ieri e credo anche oggi. Il ritorno purtroppo de Saleh è stato un grande casino. La Siria, dove l'opposizione ha formato questo consiglio nazionale con tutte le fazioni contro Assad, però in pratica adesso ho visto proprio un recente comunicato di oggi pomeriggio dei radicali italiani che chiedono un intervento umanitario in Siria, perché si è arrivati a quota 3 o 4 mila morti, se non so. Noi oggi, Dimitri, abbiamo fatto una trasmissione di tre quarti d'ora con un rappresentante della comunità siriana a Milano, ed è stata una bellissima trasmissione, ti invito a vederla, e magari in una delle prossime domeniche potremmo organizzare proprio un incontro, dibattito, radical bar tra te e questo ragazzo siriano che fa parte del movimento che ha creato il Comitato di Liberazione Nazionale in Esilio della Siria. E quindi le notizie che arrivano dalla Siria sono veramente drammatiche, nell'indifferenza generale, con la complicità dei governi occidentali. Esatto, solo i radicali come al solito si distinguono e basta praticamente. Altre notizie drammatiche vengono dall'Iran, avete letto tutti oggi sul Corriere della Sera a pagina 18 negli esteri questa storia, i fidanzati di Teheran trascinati al suicidio dal terrore di Stato. Due vite normali distrutte dalla repressione, erano stati arrestati e torturati e infine praticamente indotti al suicidio, prima lui e poi lei, e pare che siano stati persino violentati in carcere. Mi piace ricordare i loro nomi, Behnam Ghanji e Nahal Sahabi, si incontravano ogni giovedì, lei lavorava come maestra e lui studiava scienze applicate all'università di Teheran. Il loro grande reato è stato quello che erano amici di uno dei blogger che parlò della rivoluzione, che cioè della rivoluzione verde intendo dire, di quella che purtroppo non è riuscita a scalzare Ahmadinejad dopo le elezioni del 2009, se non erro 2008. Ti faccio una domanda, Dimitri, se cade il regime siriano, se quindi sboccia anche la primavera siriana, che rischio c'è che la primavera araba medio orientale si venga, contagi anche l'Iran con una nuova serie? Beh, certo, come calcolo di probabilità sarebbe piuttosto grande,
Però ecco, purtroppo questa primavera araba, noi stiamo assistendo a una cosa molto schizofrenica, per cui la popolazione è sicuramente mossa da afflati giovanili, liberali, eccetera, eccetera. Purtroppo però sta prendendo tutta una brutta piega. Mi stavo quasi dimenticando di un'altra notizia che è venuta dall'Egitto, che il maresciallo Hussein Tantawi, che quello che praticamente adesso è il capo del Consiglio Militare che guida l'Egitto, pare che avrebbe testimoniato al processo di Mubarak, che non sarebbe stato Mubarak in precedenza, prima di venire rovesciato dai rivoltosi di Piazza Tahrir, a ordinare di sparare sulla folla. Quindi lì sembra che si vada verso un aggiustamento questo processo, devo pensare. Però ecco, queste primavere arabe, adesso gli slogan, soprattutto in Egitto, anti-israeliani, che prima non si vedevano, adesso purtroppo si vedono. Non c'è il rischio, prima di arrivare ad una consultazione democratica, non c'è il rischio che alla fine vengano un pochino strumentalizzate anche queste rivolte arabe? Io sono convinto che non si ritorna indietro. Diciamo che anche tutto quello a cui stiamo assistendo, che tu giustamente sottolinei, è un prezzo comunque da pagare fino a quando non ci sarà una vera consultazione democratica, e quindi fino a quando, diciamo, i fiori di queste primavere non sbocceranno veramente. Però qui una consultazione, quella che si dovrebbe essere più imminente, è quella in Tunisia il 23 ottobre. L'Egitto si parla di votare il 2013. Comunque io non so se in questo momento possiamo illuderci molto. Devo dire che il processo, la scorsa settimana sembrava imminente, della dichiarazione di uno Stato palestinese, mi sembra piuttosto in questo momento improbabile. Mi sembra anche difficile che loro possano raggiungere il, come si dice, il numero quel quorum al Consiglio di Sicurezza di 9 stati, per poi poter praticamente avere una decisione che dovrebbe venire però a quel punto bloccata dal veto americano. Probabilmente il lavorio delle diplomazie farà sì che non ci sarà nemmeno bisogno di questo veto, che comunque è sempre una cosa che non è piacevole, diciamo, da giustificare. In questo momento gli stati europei si stanno però purtroppo comportando in una maniera assurda con questi paesi. Noi stiamo assecondando le cose peggiori. Gli diamo anche l'impressione, secondo me anche forse abbastanza giusta, che stiamo che vogliamo prenderci le loro cose, insomma. C'è quest'altra problematica dei membri della comunità ebraica turca che stanno emigrando in massa verso Israele. Erdogan molto cinicamente sta giocandosi la sua carta, diciamo, panarabista, senza essere arabo. E quindi io non so quanto si possa essere ottimisti. Intanto c'è un'ansia delle 19:24, Libia, Sirte, situazione disperata, civili in fuga, file di macchine, autobus e camionette stracariche di valigie e suppellettili, incolonnate ai checkpoint in attesa di poter fuggire da una situazione divenuta ormai insostenibile. Gli abitanti di Sirte, città natale di Muammar Gheddafi, e insieme con Bani Walid, una delle ultime roccaforti dei sostenitori del Rais, lasciano le loro case stremati da settimane di assedio e circondati dal doppio fuoco dei bombardamenti della NATO e degli attacchi degli insorti. Quindi, insomma, era quella cosa che accennavo prima, era la stessa agenzia che ho letto prima. Ah, ok. Sì, no, hai fatto bene a leggerla per esteso, perché comunque dà molto... Era Don Volpi che dalla chat me l'aveva suggerita, in effetti. Ecco, sì, è la stessa cosa che avevo appena accennato, solo che non l'avevo letta per esteso, e comunque dà l'idea di quella che è la situazione lì. Comunque per noi italiani è un casino su tutto il fronte questa storia qua, perché non solo non riusciamo a impedire catastrofi umanitarie, ma stiamo perdendo ogni ruolo, e ci saranno dei problemi, secondo me, anche per l'ENI. Sicuramente quello che dicevamo l'altra volta
ad una mia domanda tu avevi risposto nel senso che probabilmente non avremmo avuto questi problemi proprio perché la politica estera la faceva l'ENI, ma a questo punto anche il ruolo dell'ENI risulta molto ridimensionato. Sì, perché purtroppo c'è anche questo governo di totali incompetenti e mentecatti che abbiamo in questo momento, cioè non possiamo nasconderci le realtà, qui c'è tutto un governo che sta, è un governo e un'opposizione che sono tutti e due praticamente, come si può dire, immobilizzati dalle finte tematiche delle escort berlusconiane, e non si fa più politica ma non si fa manco più governo, e tutta l'Italia pende dalle labbra di qualche ragazza di più o meno di facili costumi, comunque di piacevole aspetto. Vediamo i comizi dei politici anche come Vendola o Di Pietro che invocano addirittura l'intervento di Benedetto XVI. Sono ridicoli. Guarda che se continua così questi sono capaci di farlo vincere di nuovo Berlusconi. No, no, ma infatti è un rischio tutt'altro che tutt'altro esatto. Che remoto. In questo momento quello che rischia di più a livello governativo è la Lega, che potrebbe completamente scomparire per le proprie lotte interne. A Berlusconi dorme tra due guanciali. Il problema è che noi italiani non ci dormiamo. E la politica estera in questo momento, insieme al fisco e alla giustizia, è la grande assente, la grande negletta dell'attività governativa e anche parlamentare. Noi abbiamo visto pure quando c'è stato il dibattito parlamentare sulla giustizia, no? Avete visto la polemica con i radicali questa settimana? Stavo dicendo proprio quello. In compenso i radicali salgono agli onori delle cronache dopo mesi di battaglia per la giustizia e per l'amnistia per la Repubblica, solo perché non partecipano al voto rispetto alla sfiducia al ministro Romano. Perché era un voto inutile, immagino che loro lo abbiano fatto anche con un minimo di rivalsa per il fatto che invece era stata indetta una riunione plenaria del Senato e forse anche adesso della Camera con le firme di 100 e rotti deputati del Partito Democratico, e poi se ne presentano 10 o 12 in aula a partecipare alla cosa e poi per giunta votano contro la mozione radicale. Stiamo di fronte al tradimento più totale di ogni cosa, cioè nel Partito Democratico, a parte i radicali che non ne fanno parte, e Furio Colombo che è assolutamente una persona diciamo eretica rispetto a loro, noi siamo di fronte a questa cosa qua. Pare che l'unico problema sia quello di cercare di fregare Berlusconi con queste mozioni di sfiducia a raffica verso questo o quel ministro, ma sono tutti dei finti problemi. Siamo governati da una maggioranza e da un'opposizione fatta da cialtroni, in buona sintesi. Ecco, ti volevo chiedere, secondo te si andrà a votare nel 2012, e se si andrà a votare nel 2012 andremo con il Porcellum, oppure veramente c'è il rischio di una caduta di Berlusconi e di un governo di larghe intese, diciamo? Guarda, quello tenderei ad escluderlo. Quindi arriveremo alle elezioni con Berlusconi Premier, tu dici? Guarda, arriveremo nudi alla meta, come si suol dire. Nudi anche perché spogliati di ogni nostro avere, esatto, se continua. Questo già ormai sulla buona strada. Siamo già un pezzo avanti. Ritengo un finto problema, quasi sicuro. Ecco, la mobilitazione di Pietresca e di una certa sinistra per questo referendum, che non si sa nemmeno bene, anzi c'è molta possibilità che non possa venire ammesso come referendum dalla Corte Costituzionale, è proprio la metafora di come si muovono loro. Mobilitare 1.200.000 persone per un finto obiettivo, mentre non si vuole parlare di amnistia per un semplice motivo, anzi per un motivo e mezzo. Uno, perché siccome comunque è iniziata la campagna elettorale, che avrà due varianti, o dura fino al 2013 o dura fino alla primavera del 2012, in ogni caso è già cominciata e non finirà fino usque ad effusione sanguinis, come dicevano i latini, effusionem sanguinis più precisamente.
Quindi questa non finirà. Quindi parlare di amnistia gli rompe l'uovo nel paniere, cioè muoiano pure i cosi, si suicidino i direttori dei carceri, i detenuti, i secondini, tutti quanti, noi dobbiamo fare le elezioni, non ci potete rompere le palle con l'amnistia, casomai dopo. Questo è il vero motivo per cui non se ne parla, no? Perché non ci sono le condizioni, non ci sta, ecco, la buona fede. Questa frase di Napolitano, siccome la valuti dopo le sue esternazioni al convegno organizzato dai radicali l'altro giorno, la valuto come l'ha appena valutata Bordin nella conversazione con Pannella. Lui deve aver avuto delle pressioni per dire questa cosa, però in fondo lui ha detto anche un'altra cosa, che era la stessa che disse la Bernardini ad Alfano quando tirò fuori il famoso svuota carceri, che se non fosse stato svuotato dal PD qualche mano avrebbe dato. Allora, se non ci sono le condizioni per l'amnistia, inventatevi qualcosa, fate un nuovo svuota carceri, fate qualche cosa che tira fuori delle persone, assumetevi questa responsabilità. Ma il non detto terribile, e che proprio secondo me a una persona che ha una certa onestà intellettuale e che era indeciso se votare centrodestra o centrosinistra, e che comunque chiaramente è schifato dal comportamento di questo governo e anche da quello forse personale di Berlusconi, senza nessun infingimento moralistico, quello che però può portare paradossalmente di nuovo a votare per Berlusconi è questa cosa incredibile, che questi sono disposti a sacrificare delle vite umane, non discutendo nemmeno dell'ipotesi amnistia, per il solo fatto che non vogliono che poi questa amnistia si estenda a Berlusconi, che invece sarebbe tutto sommato l'unica vera soluzione politica non ricattatoria, perché noi non possiamo veramente pensare di poter promettere un salvacondotto purché tutti faccia da parte, perché è molto simile a un ricatto estorsivo che andrebbe punito, visto che c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, in maniera forte, perché intanto nessuno può promettere una cosa che non è nella propria disponibilità, perché appunto perché c'è l'obbligatorietà dell'azione penale i magistrati non possono fare una mossa politica così, perché non la prevede la legge, e un politico non può promettere per conto terzi, pena che io debbo pensare che tu c'hai il magistrato a tuo servizio a casa come la colf, cosa che non voglio credere. Invece l'amnistia sarebbe assolutamente la cosa da fare in questo momento. E secondo te perché Berlusconi non fa nessun riferimento alla possibilità di amnistia? È perché lui non può parlare di corda a casa degli impiccati, cioè di se stesso, e aspetta che lo faccia qualcun altro che gli tiri fuori la cosa. Però alla fine questa dell'amnistia per la Repubblica è veramente l'amnistia per la Repubblica, perché è l'amnistia che risolve il caso Berlusconi per sempre. Perché questo continua a stare in politica, c'è entrato per non finire in carcere e continua a starci per non finire in carcere. Allora io ritengo che questa possa essere un'accettabile soluzione politica, che è un po' come già che scendi a prendere le sigarette, comprami pure la birra. Già che dobbiamo risolvere il problema di una sovrappopolazione, sovraffollamento carcerario di questo tipo, risolviamo anche il problema di Berlusconi, chi se ne importa? Tanto è un uomo di 75 anni in carcere, non riusciamo a mandarcelo, non riusciamo a vederlo trascinato in ceppi, si difenderà facendosi scudo del suo partito e di tutti gli uomini che lo votano fino all'ultimo, e ha anche i soldi per farlo. Quindi risolviamola così questa cosa, sarà bene per noi, perché altrimenti lui, difendendo se stesso e usando come scudi umani ma c'è il rischio che poi emerga il vuoto politico che c'è da una parte e dall'altra, no? Visto che ormai sono 20 anni che noi siamo immersi in questo presunta alternativa Berlusconi sì, Berlusconi no. Esatto, è una cosa che i problemi reali del paese invece si sono per farsi friggere. È una cosa che per il bene del paese, vediamo adesso, appunto abbiamo parlato della politica estera, è tutto quanto confuso. Adesso non è colpa sua, potrebbe essere pure simpatico, le sue escort potrebbero essere persino piacevoli, a parte che secondo me lui adesso ha inflazionato il mercato, per cui quelle che prima con 1000 euro, 2000 euro, massimo 5000 euro, un imprenditore della Brianza si poteva portare come escort per una sera di compagnia e di cose, adesso a botta dei 50.000 euro, 90.000 euro ha distrutto il mercato delle escort, oltre ad aver distrutto il mercato televisivo, oltre ad aver distrutto tutti i mercati che c'è stanno in Italia, ha distrutto pure quello delle mignotte, che insomma tutto sommato aveva anche la sua importanza, diciamo, no?
Torniamo un po' sui temi degli esteri, Dimitri. Gli Stati Uniti, come ormai diciamo ci stiamo avvicinando a quelle che... Ah, ecco, questa era una cosa importante. Il primo talebano americano ammazzato coi droni. Ah, Obama ecco. in realtà, questo non poteva sfuggirci, questo Al-Awlaki, non so come cavolo si chiama, che poi fra l'altro ho letto che questo qui, prima di entrare in clandestinità 2 o 3 anni fa e di diventare anche un pezzo grosso di Al-Qaeda, in America era di casa, non solo, lo invitavano, come invitiamo noi Gannucci o altri estremisti, a tutti questi dialoghi interculturali dove lui faceva anche la faccia dell'Islam moderato. È una cosa molto grave che fa molto riflettere, perché poi questo qua è Infatti negli Stati diventato. Uniti c'è chi si sta muovendo perché ritiene che l'azione, trattandosi di un cittadino americano, sia stata anticostituzionale. La mia L'azione idea. che... Database dei La mia virus di idea è che Harvest è Obama ha stata pensato bene di aggiornata. farlo ammazzare da un drone, non solo e non tanto perché il numero 2, 3 o 4 di Al-Qaeda sta nella zona Champions, diciamo, di Al-Qaeda, però anche perché questo probabilmente è l'autore di qualche imbarazzantissimo segreto. C'era proprio un articolo che diceva che questo era stato invitato al Pentagono solamente nel 2005-2006. Certo. È roba che potrebbe ricadere sulle corna di Bush, però. Sai, poi in America quando si passano le amministrazioni e da un presidente ne passa un altro, non avviene come in Italia dove c'è la damnatio memoriae di quello precedente, se cambiano tutte le leggi, se ricomincia da capo tutta la Iacoviella e c'è lo spoil system, però i segreti di Stato, le problematiche di questo tipo qui Rimangono vengono. riservati. Vengono tramandate, non è che il prossimo presidente sputtana Il Obama e precedente. Obama sputtanato Bush, manco per niente. Ne La lotta politica è una cosa, lo Stato è un'altra. Invece in Italia lo Stato è il corpo vile in cui si fa la lotta politica, possibilmente distruggendolo. È come se a casa mia ogni giorno due persone facessero a botte spaccando tutto quanto. Certo. Ecco, Dimitri, Anzi, è ti una volevo cosa politica. chiedere, ormai ci avviciniamo alle elezioni americane negli Stati Uniti, no? Manca ormai un anno e poco più. Secondo te Obama, che l'altro giorno ha avuto modo di dichiarare che sarà molto difficile una sua rielezione, stante la crisi economica, insomma, che ha devastato gli Stati Uniti e il globo durante il suo mandato, secondo te, al di là della crisi economica, è davvero così improbabile una rielezione di Obama? No, io lo darei quasi per certa, lui è furbissimo, è il Denzel Washington della politica americana, rappresenta tutta la comunità vincente che è quella dei neri ricchi o dei negri ricchi, chiamiamoli come vi pare, non facciamo, che sono in questo momento forse gli unici ricchi, cioè, Cerca a di essere un po' parte. politically correct, Dimitri. Ti Esatto. richiamo all'ordine. Sono comunque i veri americani in questo momento, la comunità Denzel Washingtoniana, cioè i neri ricchi, sono quelli che hanno in mano le leve del potere, perché a parte diciamo, l'elettorato repubblicano del Texas, i petrolieri, che comunque sono in forte ribasso, perché per come è andata a finire la guerra in Iraq, che poi è stata anche in parte da loro voluta, diciamo che. Non stanno per la maggiore e lui è furbissimo perché oltretutto c'ha tutte queste trovate dal cappello. C'è stata l'esecuzione di Osama Bin Laden che comunque beato a chi l'ha visto manco mezza foto. C'è stata l'intensificazione delle uccisioni dei terroristi con i droni Certo. che lui sta facendo delle cose che se le avesse fatte Bush ci avrebbe avuto in piazza tutti a fare we shall overcome. Invece non gli dice niente nessuno. Se tanto mi dà tanto, siccome vedo che i repubblicani stanno nel delirio più assoluto, perché i Tea Party forse hanno anche avuto qualche buona intuizione, però mi sembra di avere capito che Sarah Palin si è fregata con le mani proprie. Il mormone lì che è Mitt Romney non mi pare che abbia grande cosa. Ron Paul. Purtroppo Ron Paul, che sarebbe l'unico da spiegarselo, visto che è l'unico anche antiproibizionista sulle droghe da parte nostra, non mi pare che possa farcela. Quindi alla fine Obama è. Un'ultima cosa, Dimitri, perché il tempo sta per esaurirsi, sempre per restare agli Stati Uniti. Queste manifestazioni degli indignati statunitensi davanti a Wall Street, come la vedi la cosa? Vedo che li reprimono, diciamo, da pari loro, certo non come li reprimono in Siria,
Sai, in questo momento c'è anche da dire una cosa, che Obama ha fatto incazzare tanta gente perché lui i soldi li ha dati ai banchi alla fine e alla Fiat. Certo. Oggi l'avete vista la copertina dell'Espresso, che ha cambiato nome, la Fiat è diventata la Fiat, no? Fabbrica Italiana Automobili Detroit. No, non l'avevo vista, comunque buona anche questa. È un'ottima copertina che ha fatto con Marchionne, questa cosa qua. Insomma, questo ha dato i soldi alla Fiat, i soldi alle banche, i soldi a Wall Street, però si è rimangiato una parte della riforma Medicare sanitaria. Prende cose a destra e a manca. Fra l'altro, furbissimo in questo momento, risulta più filo israeliano di cose. In questo momento lui ha fatto abortire il tentativo palestinese di fare questa sceneggiata, che peraltro insomma non ha attecchito più di tanto, non ha convinto nessuno, non si sono riusciti a mettere poi nemmeno nella scia della, come si può dire, della primavera araba. Lì la primavera non c'è stata. Lì ci ha provato quel poveraccio lì di Arrigoni, no? Quello che certo. Era. Hai visto che fine gli hanno fatto già l'altra volta. Bene, Dimitri, il tempo a nostra disposizione è finito. Come sempre molto interessanti le conversazioni con Dimitri Buffa, che avremo sicuramente anche domenica prossima in collegamento dalla sua casa romana, sommerso dai libri, delle agenzie e dei giornali, e riesce sempre a darci un punto di vista originale su quella che è la situazione politica italiana nel Medio Oriente, nel Maghreb e anche in tutto il resto del globo. Grazie a Dimitri Buffa. Volevo aggiungere, sì. sommerso anche da me stesso, oltre che da tutte queste cose. Grazie Dimitri, di nuovo grazie. Torniamo nello studio, chiudiamo la comunicazione con Dimitri Buffa e ci colleghiamo con...